Padre Pio lo ha capito perché lo ha vissuto da prima nella sua carne e nelle sue stigmate. E trovo molto significativo che prima dell'inaugurazione di questo santuario in cui celebriamo l'Eucaristia abbia inaugurato Casa Sollievo della Sofferenza. Potremmo dire che ha celebrato prima l'Eucaristia nella carne che quella nel sacramento, o meglio, ha dato il segno di dove l'Eucaristia diventa veramente servizio. Chiediamo al nostro fondatore e modello, Padre Pio da Pietralcina, che continui a trasfigurare, come ha trasfigurato se stesso e questo luogo, noi e i nostri ambienti, incominciando da Casa Sollievo, trasfigurarli come segno di Cristo crocifisso e risorto, come vera relazione, come ambiente di vita, come esaltazione dell'umanità che di Dio ne porta l'immagine e la somiglianza. Amen.